giorni dopo il 31 ottobre, quindi il 21 di novembre del 20, i socialisti hanno vinto a Bologna, hanno vinto in provincia di Bologna, hanno vinto tutti, quasi tutti i comuni della provincia e sono qui per insediarsi. I fascisti intervengono e assaltano praticamente la sala del Consiglio Comunale per abbattere questa grande vittoria popolare. Ecco, partendo da questo tema, avevamo invitato il sindaco, avevamo invitato il presidente del Consiglio Comunale, abbiamo numerosi consiglieri presenti che ringraziamo. Desidero innanzitutto in apertura leggervi l'adesione del presidente Sofri del Consiglio Comunale, anche a nome del sindaco Cofferati. Caro Sarti, sia il sindaco Sergio Cofferati sia io, essendo entrambi impossibilitati a intervenire personalmente, aderiamo tuttavia alle intenzioni che muovono la vostra manifestazione AMPI e AMPIA. L'AMPIA è l'associazione degli persecutati politici antifascisti di oggi. Al di là delle possibili interpretazioni storiografiche, l'episodio del 21 novembre 1920 con l'assalto al Consiglio Comunale è certamente un momento particolarmente grave della storia contemporanea del nostro Paese. Altrettanto grave è il recente manifestarsi in più parti d'Italia, ma anche a Bologna, di preoccupanti episodi di rinascita di idee e comportamenti nazifascisti, razzisti e antisemiti e più in generale di intolleranza politica, etnica e religiosa. Pensiamo anche al recente pestaggio di un giovane in piazza Mercanzia e a quanto si legge in questi giorni sui quotidiani a proposito della diffusione di siti nazisti in internet. Questo basta a spiegare la nostra adesione. Buon lavoro e cordiali saluti Gianni Sofri, anche a nome di Sergio Cofferati. Ringraziamo il presidente Sofri, ringraziamo il sindaco. Ora prima di dare la parola a Vezio Antonioni, ho il piacere di leggere un messaggio che è pervenuto da quel giovane ferito gravemente in piazza Mercanzia. Adesso è presso la sua abitazione. Ha mandato un suo intervento e io vi leggo una sola riflessione di questo giorno di ricordi: l'importanza di quel valore fondamentale dell'uomo che è la libertà. Per questo valore molti uomini hanno pagato con la loro vita, per questo valore molte donne hanno pianto, urlando per tutta la loro esistenza la sofferenza della morte di un figlio, di un padre, di un marito. Oggi per alcuni tutto quello che la storia ci ricorda pare non avere alcun significato, alcuna importanza. Oggi quindi è nostro dovere, nostro preciso impegno preservare quanto di prezioso abbiamo grazie al sacrificio di quegli uomini e di quelle donne. È nostro dovere difendere il grande valore della libertà di ogni essere umano e di poter manifestare in ogni forma il proprio pensiero e la propria parola, senza correre il rischio di pagare ancora oggi con altri sacrifici. Un uomo libero e riconoscente. Volevo chiederle, Claudio Lazzaro, un commento a caldo su quello che è accaduto a Bologna nella notte tra venerdì e sabato. Gigi, questo Luigi Guerzoni, il ragazzo che secondo le cronache, poi non conosco bene i dettagli, ma si è reso colpevole di un'aggressione, viene molto raccontato nel documentario Nazi Rock. C'è anche nei contenuti speciali una lunga intervista che io gli ho fatto per rassicurarlo, perché lui temeva che le cose che avrebbe detto sarebbero state manipolate. Gli ho detto: non ti preoccupare, ti metto tutta l'intervista nei contenuti speciali. E quindi, vedendo questa intervista, si vede un ragazzo da una parte giovane, anche sveglio, non sembra assolutamente stupido, sembra un ragazzo intelligente che però sostiene delle tesi secondo me deliranti, insomma negazioniste, nostalgiche, e a me questi ragazzi fanno un po' pena, perché sono ragazzi che stanno fuori dalla storia, cioè non conoscono la storia, sono imbevuti di questa cultura di nicchia, questi libri che leggono tipo Auschwitz, fine di una leggenda, di cui si vede nel film, che non a caso sono pubblicati da case editrici che hanno radici in un passato brutto, stragista,
le edizioni di AR che pubblicano appunto Auschwitz, fine di una leggenda, questo libro che si trova ai loro raduni, sono state fondate da Giorgio Franco Freda, che viene indicato come responsabile della strage del 12 dicembre del 69, Banca dell'Agricoltura a Milano, anche se non è stato condannato perché in una precedente sentenza era stato assolto. Ma insomma, quello era il giro, Ordine Nuovo Padovano. Ecco, questi libri, questa cultura che affonda le sue radici in quel passato, ancora riesce a avvelenare dei giovani come Gigi, che potrebbe essere un bravissimo ragazzo, oltretutto è anche un buon musicista. E quindi mi è spiaciuto molto, cioè, poi io questi ragazzi, anche se la pensano l'opposto, per ragioni generazionali potrei essere loro padre, quindi non riesco ad avercela con loro, e anzi penso che la mia generazione abbia qualche responsabilità nel fatto che oggi possano esserci giovani che pensano e dicono queste cose. Cosa sta succedendo in questa città rispetto anche a quello che è successo l'altro giorno, della sparatoria, dell'aggressione ai ragazzi, secondo te? Ma secondo me in questa città, come è già successo in altre città d'Italia negli ultimi tempi, insomma, si sono create e continuano ad operare delle formazioni di estrema destra di stampo dichiaratamente neofascista e neonazista, che in questo momento stanno evidentemente iniziando la loro campagna di diffusione e di azione. Bologna comunque è sempre stata appunto una città rossa, no, come si dice, però di episodi di aggressioni, insomma, non siamo nuovi a questo tipo di episodi, e mi riferisco a quanto è successo tra la notte di venerdì e sabato ai due ragazzi calabresi che anche oggi hanno espresso il loro messaggio qui a questa cerimonia. Siamo sempre a ribadire cose non nuove, le persone che hanno fatto l'aggressione sono personaggi conosciuti che da anni militano in Forza Nuova e nelle formazioni della destra radicale. Sono personaggi che da anni operano aggressioni a danni di giovani, comunisti o meno che dir si voglia, la gran parte per il solo fatto di, come dire, di riconoscerli per come sono vestiti o per come portano i capelli, come appartenenti alla sinistra e in quanto tale loro nemici. E il loro modo di agire è sempre stato quello delle aggressioni fisiche e quello della ricerca della territorialità rispetto, cioè in questa città come in altre città. Quello che ci proponiamo di fare noi da qui in avanti è di iniziare una campagna di informazione rispetto a quello che fanno questi personaggi, rispetto anche alle idee che propagandano, che sono idee che storicamente si rifanno al fascismo e con i suoi correlati di negazionismo della Shoah, antisemitismo e quindi poi declinato in un razzismo dilagante e in una negazione di qualsiasi forma di diversità, pure politica, agita in maniera violenta e brutale, come abbiamo visto in questi giorni a Bologna. L'altra cosa che ci preme è sottolineare quello che abbiamo scoperto essere legami tra parti quantomeno di partiti istituzionali e questo tipo di movimenti, perché comunque tramite il giro delle loro associazioni, tra cui Edera, l'associazione culturale Edera, che ha sede qui a Bologna e opera da anni nel tessuto, cioè nella città di Bologna, hanno propri membri eletti nei consigli di quartiere in quota AN, e che quindi, come dire, da un certo punto di vista non ci bastano, o quantomeno non crediamo alle dichiarazioni di chi come Galeazzo Bignami condanna pur giustamente le aggressioni che sono avvenute pochi giorni fa, ma che poi di fatto lascia spazio
culturale e politico a chi propaganda queste idee basate sull'intolleranza.